anche abbassare un po' le luci, io sto più distaccato possibile per consentire, ci siamo, è così qua. Allora, dopo la calata dei Goti, dei Visigoti, dei Vandali, degli Unni e dei Cimbri, la più luminosa fu l'invasione dei Timbri. È una battuta fantastica di quel genio di Ennio Flaiano che impazzì lui pure con la burocrazia, perché non si capiva se era Ennio con due N o Ennio con una, maledetta quella volta che non si capiva quante N ci fossero. Mentre la battuta sul che dà il titolo poi al mio libro, come correttamente ricordava il nostro presidente, è di Marcello Marchesi, straordinario umorista di qualche anno fa, autore tra l'altro delle prime traduzioni di Asterix, che infatti è piuttosto riduttivo considerare soltanto un fumetto, perché era una genialità assoluta travestita da fumetto. In realtà non c'è molto da ridere, ma sì, c'è moltissimo da ridere, però alcune cose danno davvero da pensare. L'Aquila, 6 aprile 2009. Dopo quel terremoto che tutti voi ricordate, nei primi 4 anni, poi chi teneva il conto si è stufato, ha detto andate a spasso e ha smesso di tenere il conto, nei primi 4 anni sono state fatte 5 leggi speciali, 21 direttive del commissario vicari, 25 atti di struttura di gestione emergenza, 51 atti di struttura tecnica di missione, 62 dispositivi della protezione civile, 73 ordinanze alla presidenza del Consiglio dei Ministri, 152 decreti del commissario delegato e oltre 720 ordinanze del Comune. Ognuna di queste cose era poi composta da tante pagine. Uno dei decreti del governo, per esempio di Monti, era di 139 pagine, a loro volta piene di complicazioni. Ecco, in questo casino di 1109 regole, regolette, leggi, leggine, una persona per bene affoga. Il bandito, il malavitoso, quello che dice intercettato questa notte, ridevo nel letto a pensare a quanti soldi possiamo fare, quelli li sguazzano, perché più è il casino, più si muovono bene in mezzo a questo casino. Perché come diceva il grande abate Ludovico Muratori nel 700, quante più parole si adopera in distendere una legge, tanto più scura essa può diventare. Ed è un'analisi straordinaria, perché a distanza di 3 secoli vediamo che è esattamente così. A proposito di chiaro e scuro, vogliamo vedere per esempio il codice della strada. Fanali. Come origine degli angoli di visibilità geometrica deve essere considerato il contorno della proiezione della superficie illuminante su un piano trasversale, tangente alla parte anteriore del trasparente del proiettore abbagliato. Niente! Assolutamente niente! E prosegue. La parola visibile, quando applicata ai fanali, significa visibile una notte oscura con un'atmosfera chiara. Grazie. Grazie. Intanto l'operoso Parlamento, che dovrebbe cambiare queste leggi, no? Opera. Ad esempio, il parlamentare Giacomo Stucchi della Lega Nord, di cui si vede all'istante l'acuta intelligenza legislativa, presentò qualche anno fa un'interrogazione parlamentare al Ministero delle Finanze. Da varie parti viene registrata una anomala situazione relativamente ai gadget, rappresentanti le squali Topolinia e Paperopoli distribuiti nelle convenzioni d'acqua minerale Rocchetta Junior. Il problema che si è verificato è la mancanza di Clarabella, senza la quale risulta pressoché impossibile completare la collezione. Gli altri personaggi, Orazio, Pluto e detta Beta, sono al contrario facilmente reperibili. Sembra quindi ravvisare una situazione anomala nella distribuzione dei gadget in questione. Si chiede se il governo intende intervenire per verificare il rispetto delle normative. Allora, in un paese normale
ma un ministro normale alla domanda chi l'ha vista Clarabella, avrebbe risposto in Veneto, ma va in Mona, non so in Foggiano come si dica, però avete capito il senso, no? Boh, invece il nostro ministro delle finanze dell'ora, che era Vincenzo Visco, rispose seriamente che a fronte dell'irregolarità denunciata dall'interrogante il Dipartimento delle Entrate ha disposto un accertamento a opera polizia tributaria. E voi direte, ma chi è indagato? Il commissario Basettori o l'ispettore Valenta? No? No, ha indagato la Guardia di Finanza, che dopo ha risposto che dalla verifica effettuata è emerso che non è imputabile alla società, ad avviso del predetto dipartimento, la temporanea irreperibilità del gadget raffigurante il personaggio di Clarabella. Un grande sollievo di Orazio, il marito della celeberrima mucca disneyana. Ma voi direte, ma quanto è durata sta vaccata? Perdonate la battuta, ma ti tirano, no? Quanto è durata sta vaccata? Non ci crederete mai. Ma dall'interrogazione parlamentare fino alla risposta, 637 giorni. Ma perché hanno pure risposto? 637 giorni per sapere di Clarabella. Complico ergo sum. Sembra questa come dire, la filosofia, il motto di una parte della burocrazia italiana. Non tutta, sia chiaro. Nel libro c'è anche un capitolo intero dedicato ai dipendenti pubblici per bene, a volte eroici, che fanno il loro mestiere bene in tutti i settori della vita pubblica e qualche volta ci hanno anche lasciato la pelle, perché ci sono persone che si sono fatte uccidere per far rispettare la legge. Quindi non voglio fare di ogni erba un fascio, però è fuori discussione che una parte di questa burocrazia ha un obiettivo: complicare le cose. Per esempio, leggete questa lettera fantastica, una corrispondenza interna, una lettera del segretario comunale Vincenzo Lizza al sindaco di Ariano Irpino. Ho letto lo scritto emarginato in epigrafe con tutta l'attenzione che ha meritato, nulla più. Vediamo identicamente perché. Da essa viene in emersione una apodittica concezione del diritto immaginato come un'astrazione da investire acriticamente, eccetera, eccetera, eccetera. Poi dice, infatti è meridianamente epifanica l'indifferenza contenutistica che implica meccanicisticamente un calcolino obbligato, la devozione, il culto e il formalismo idealizzato come rifugio minimo, eccetera, eccetera, eccetera. Finché arriva tocca, come dire, il suo capolavoro, no? Quando scrive che in altri termini non si può non rilevare come le panie della scepsi producano anche atti non solamente un vuoto formale. Le panie della scepsi? Ma che l'ha scritto Renzi? Se c'è qualche docente di filosofia se me la spiega, perché il mio amico Paolo Rossi e Natalino Balasso sono convinti che sia un panino con la Pepsi e che sia un errore di stampa questa roba. Ma anche le panine della Pepsi, ma non le trovate sul vocabolario le panine della Pepsi, non so se vi rendete conto, no? Letta questa lettera, il grande pittore, il Munch, invece questo celeberrimo quadro, orrore. Fatto sta che quel segretario comunale violava la legge, perché c'era una legge che diceva che bisognava scrivere semplice. Guardate, articolo 11,4 del codice comportamento dei dipendenti pubblici: nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il dipendente adotti un linguaggio chiaro e comprensibile. Chiaro? Allora, siccome nessuno seguiva questa regola, questa legge, cosa ha fatto Filippo Patroni Griffi quando è diventato ministro, lui che è un burocrate a 8 ruote motrici? No, cosa ha fatto? Invece che, non so, raddoppiare le sanzioni, perché no, dice, visto che non lo rispetta nessuno, aboliamola. E l'ha abolita. Cioè, pensate il messaggio, è come se il sindaco di Napoli dicesse, oh, siccome nessuno rispetta il rosso, togliamo i semafori. Un bel modo di governare. Bel modo di governare. Fatto sta che andiamo avanti con dei provvedimenti come questo. Questa è l'Università di Lecce, bando di selezione di 16 professori. Questo è un bando in corso in questi giorni, in queste settimane. Guardate,
Ma cos'è, una presa in giro? Cosa da fare? Abbiate pazienza, ma vogliamo andare a vedere cosa c'è scritto dentro. Allora, ai primi due punti che già da soli fa ridere. Primo punto, vista la legge 23 agosto 1988, esenzione imposta di bollo, ma chi se ne frega? Non lo metti e non lo scrivere, no? Seconda, vista la legge 9 maggio 1988, istituzione, ministero e università, ma chi se ne frega? E allora perché non mi hai messo, vista la legge del 17 marzo 1861 con cui è nato il Regno d'Italia, perché non lo metti? Allora lo dice, ma scusate, che modo è di legiferare? Guardate qua, comune di Flero in provincia di Brescia, perché nord e sud sono uniti in una cosa, la burocrazia. Allora, questo qua è la TASI, come si paga la TASI? Se arriva medico, pago il doppio, basta che non mi fate compilare sta roba. Il contributo, guardate come si calcola. Uno deve andare dal commercialista, ammesso che il commercialista ci capisca, solo per vedere, ma cosa vuol dire sta roba qua? Io non so neanche come si legga. Scusate, ma che modo è di lavorare? Andiamo avanti con leggi come queste. Vista la legge 17 febbraio della successiva modificazione, vista la legge 14 della successiva modificazione, visto il decreto ministeriale della misura. Sapete di cosa parla? È in un macchini di mare. Allora uno dice, ma scusate, almeno sulle lumachini di mare fate una roba che dice: abolite tutte le leggi precedenti per non far casino, virgola, caro cittadino, virgola, d'ora in avanti 1, 2, 3, 4, 5, 6. È talmente ovvio. Ma mi sembra una cosa così banale che ti domandi come mai. E la verità è che loro le fanno apposta incasinate, apposta, perché anche quella roba lì di legge ci metti 45 visti iniziali. E dopodiché a un archeologo che ha avuto la cattedra all'estero gli dai 4 punti. E un archeologo che ha avuto la cattedra in una università telematica a Valeggio sul Mincio o a Trebaseleghe gliene dai 20. Allora ti viene il dubbio, maliziosetto, che magari tu metti tutte quelle leggi di richiamo inizio perché poi ti scappa via l'occhio su quello che c'è dopo. E cioè che delle leggi te li infischi. E cerchi di piazzare in cattedra quelli che magari ti sono più vicini, ecco, mettiamola così. O no? Il dubbio sarà legittimo? E l'asso, chi era con lui? Sondaggio. Chissà che devo dire la parola l'asso. Forza, su. Vedo tutte queste mani che si alzano. Allora, guardate. Io sono andato a controllare, vocabolario Devoto Ori, inesistente, Zanichelli, inesistente, Trecani, inesistente, Sabatini Coletti, inesistente, Utet, inesistente, la parola elasso non esiste, non esiste su tutti i vocabolari italiani. Dopodiché uno va al Policlinico di Napoli, avviso all'utenza, e giù in fondo, nelle ultime righe, legge elasso infruttuosamente tale termine ed appalesandosi l'inerzia del cittadino utente. Allora capisci che elasso è il trascorso scaduto dopo. Allora perché non hai usato il trascorso scaduto dopo? Perché non hai usato le parole che le persone conoscono? No? Allora questo è interessante. Perché come spiega Italo Calvino in un vecchio saggio sull'antilingua, il burocrate, un fine lasso, perché vuole dimostrare che lui è superiore al popolo. Plebe, io sono superiore a te, uso parole che non ci sono neanche sul vocabolario, perché io sono superiore a te. E se io fossi Renzi, o se fossi comunque il Presidente del Consiglio, farei una regoletta subito. Chi usa una parola che non è sul vocabolario è licenziato. Te lo dico prima.
chi ha dato ha dato, chi ha avuto ha avuto, si comincia da domani, 1° novembre, ma da domani chi usa una parola che non è il suo vocabolario va a casa, perché i cittadini devono recuperare un rapporto con la pubblica amministrazione. Non gli puoi infliggere questa rottura di cabasisi che uno deve andare a cercare il vocabolario per capire di cosa si parla. E guardate che l'Unità d'Italia forse non si è mai fatta, ma come dicevo, nella burocrazia è uguale, Nord, sud, sud, qui siamo a Napoli, vabbè. Andiamo a Lugo di Romagna, area sgambatoio cani. Area sgambatoio cani. E poi alla fine dice, dopo aver messo tutte le prescrizioni, è fatto obbligo per i proprietari la raccolta delle deiezioni canine. Sarà mica la popò? Sarà mica le feci? Allora perché non usi la parola feci invece che usare deiezioni canine? Per il motivo di prima. Comune di Farina in provincia di Piacenza. Considerato che la situazione descritta di prolegomena, nei casi attivi non sono impossibili dare la parola a papà, l'istituzione pubblica che deve essere ispirata a una condotta attizia, attizia, la condotta attizia. Ma scusi, lei, Presidente, ma ce l'ha la condotta attizia? Ma cos'è sta condotta attizia? Sarà la sorella della condotta Acaia, della condotta Sempronia? Che ne so, la condotta attizia. E poi gli scioglilingua. Natalino Balasso è un genio degli scioglilingua, come, non so, Alessandro Bergonzoni, ma loro non arrivano a certi vertici. Sentite questa. È necessario separare i tensiativi anionici o non ionici dai cationici con una tecnica di scambio ionico. Altro che 33 trentini entrano in tre, umilia tutti gli scioglilingua esistenti. Poi il capolavoro, io mi immagino che l'abbia fatto, che questo qui l'abbia scritto un funzionario del romagnolo che gli piace l'S. Sentite questo regolamento sugli assali industriali, sugli assali. La somma delle masse massime tecnicamente ammesse per gli assi deve essere pari o superiore alla massa massima tecnicamente ammessa. È fantastica, solo in pittura fresca si sono avvicinati a qualcosa di più onomatopeico, facendo nemo farpesti mulassi a sbregarsi gli ossi sui sassi, ma nessun altro si è avvicinato a questo. E questa qua è direttiva europea sulle assicurazioni. Si intende impresa madre, un'impresa madre, un'impresa figlia, un'impresa figlia. Ogni impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata come impresa figlia dell'impresa madre. Vabbè, capire, l'impresa nonna, no. Noi italiani abbiamo il diritto di sapere dell'impresa nonna. Io protesto energicamente per questa mancanza di genere a legge. Poi la fissa della precisione. Allora, Luciano De Crescenzo dice che l'Italia è il paese del pressapoco cattolico, pressapoco onesto, pressapoco lavoratore, pressapoco fedele alla moglie, pressapoco fedele al marito. L'Italia è il paese del pressapoco, ma la Gazzetta Ufficiale è di una precisione fantastica. Per esempio, direttiva dell'Unione Europea sui piselli. I vaccelli devono contenere almeno 5 semi teneri, succosi, sufficientemente consistenti, in modo che premuti fra due dita si schiaccino senza dividersi. Pesca e noci, nettarine. L'indice rifrattometrico della polpa, misurato al centro della polpa, nella sezione massima normale all'asse, deve essere uguale o superiore all'ottavo grado Brix, e devi i contadini lì a misurare pesca e noci per pesca e noci. L'indice rifrattometrico. Cetrioli. I cetrioli non possono avere una curvatura superiore ai 10 mm su una lunghezza di 10 cm. Cetrioli regolamentari, potete mangiarli. Cetriolo fuori legge, non si può coltivare, non si può vendere, non si può mangiare. Lo dice la legge. E poi la mania di definire tutto, ma voglio dire, avete idea, cioè, la Gazzetta Ufficiale in questi anni, sentite cosa ha pubblicato. Si intende per suino da macello l'animale della specie suina destinato a essere macellato. Ma voglio dire, chi mai l'avrebbe immaginato? Ma chi se lo immaginava? Per sedile del conducente si intende il sedile destinato al conducente. Per vibrazione si intende il movimento verticale ascendente e discendente del sedile del conducente.
si intende per nave da pesca, nave peschereccia, peschereccio, una nave adibita alla cattura di pesci, di trichechi. Ma non è vero! Nessuno mai è entrato in una pescheria dallo stretto di Bering alla Patagonia chiedendo un filetto di tricheco. Mi dia due etti di tricheco. Ce l'ha le uova di tricheco, ma non esiste. Nessuno ha mai... E poi conclude. O di altri esseri viventi al mare. Si vede. Ecco, non è che peschi un peschereccio. No? Devo dire, non siamo soli. E questa è una consolazione. Perché, per esempio... Questo manifesto francese, no alla burocrazia, svizzero, stop alla burocrazia assurda per amore della Svizzera, una vignetta tedesca in cui c'è il bravo contadino tedesco che vede i suoi alberi crollare sotto il peso dei fascicoli burocratici, vignetta americana dove lo zio Sam combatte Al-Qaeda e gli estremisti islamici con... guidando una macchina burocratica così complicata che alla fine, voglio dire, è come se usasse una paletta per le mosche. In America c'è addirittura un sito web che si chiama www.dumblows.com, che è insomma la gogna del legislatore scemo, dove alcune giovani hanno cominciato ad accumulare tutte le leggi più stupide che si sono depositate nella giurisprudenza americana. E ce ne sono di assolutamente fantastiche. Per esempio, in California il sole è garantito alle masse. Se arriva la nuvola è anticostituzionale. Nel Vermont i cittadini sono tenuti a fare almeno un bagno a settimana. Noi abbiamo l'agenzia delle entrate, loro evidentemente l'agenzia del sapone, che non so come altro si possa valutare, come dire, il tenore pulito dei propri concittadini. In Alabama è vietato a chi guida usare i parrocchi mentre in marcia. Se sta fermo, può tenerlo. In Alaska si è veramente vietato offrire bene alle acce. Ora, io capisco che questa acce qua sembra un po' ciucca, no? Deve essere fatto perché. Però se hanno fatto questa legge evidentemente ce n'era bisogno, perché qualcuno dava da bere alle acce per imbriagarle. E va a capire perché. Però la più bella arriva adesso, qui siamo tutti maggiorenni, no? Allora guardate che legge c'è nello Utah. È vietato far sesso sull'ambulanza durante le chiamate emergenza. Io la trovo meravigliosa. Allora, per la proprietà transitiva, se non c'è il defibrillatore acceso, si può trombare in ambulanza senza violare la legge, anzi, è consentito dalla legge. Devo dire che anche in Italia abbiamo delle leggi che non sono mica male, Non sono mica male. Ad esempio, guardate, questo era il codice della strada, dice che la circolazione delle slitte e di tutti i veicoli muniti su pattini a trazione animale è ammessa solo quando le strade sono ricoperte di ghiaccio o neve. E come dire? Se è veramente vietato usare le barche non in acqua ma sull'asfalto. E questo è ovvio. Allora perché fai la legge? La ruota. 6 millenni dopo l'invenzione della ruota, mentre tutti noi ci interrogavamo, può la ruota essere quadrata? Può la ruota essere rettangolare? Può la ruota essere ottagonale? No, rispondo alla legge della ruota, deve essere rotonda. La superficie di rotolamento della ruota deve essere cilindrica, senza spigoli, sporgenze o discontinuità. Meno male che lo dice la legge. Questa qui è altrettanto bella. Le navi adibite a uso privato non possono trasportare passeggeri a titolo gratuito, ma possono effettuare tale trasporto a titolo amichevole. Se c'è un giurista in sala che mi spiega la differenza, io non riesco a venirne a capo. Insomma, siamo dentro un labirinto, no? In cui i burocrati costruiscono un sistema nel quale siamo costretti a muoverci, ci piace o non ci piace. Ed è un sistema perverso, no? Allora, il più grande studioso della burocrazia è stato probabilmente Max Weber, che scrive, a cavallo fra 800 e 900, ogni burocrazia si adopera per rafforzare la superiorità della sua posizione, mantenendo segrete le sue informazioni e le sue intenzioni. È un'analisi formidabile, in poche righe fa la fotografia di quella che è anche oggi in Italia. E prosegue.
lo Stato cerca di sottrarsi alla visibilità del pubblico perché questo è il modo migliore per difendersi dallo scrutinio critico. Se tu mi metti a bilancio di un comune o di una regione, no? Che hai speso, non so, 200.000 euro ai sensi del DL 726/312 comma 4, tu non mi dici un fico secco. Io non sono in grado di capire come li hai spesi. Se mi fai un bilancio di 1800 pagine come il comune di Roma, come non capisco io come li hai spesi i soldi? È impossibile. Infatti io e Sergio, che quando abbiamo fatto la casta, già avevamo detto che la cosa più urgente in Italia da fare è cambiare le regole sul bilancio. Tu vuoi dirmi che spendo quei soldi ai sensi della legge tale? Perfetto, però me lo dici, prima scrivi. Spesi 200.000 euro per fognature, apri parentesi, ai sensi del DL, caspita che vuoi. Però prima mi dai modo di capire cosa, perché se tu mi dici che hai speso 200.000 euro per i fuochi artificiali la sera di San Quintino, beh, il cittadino può dire scusa, ci sono le fognature da fare e tu mi vai a spendere 200.000 euro per i fuochi di San Quintino, no? Questo è il nodo. E invece hanno costruito un sistema labirintico in cui i burocrati sono gli unici a sapere come si entra e come si esce. L'immagine, la ricostruzione più straordinaria della nostra situazione l'ha fatta un paio d'anni fa due grandi economisti, Alberto Resina e Francesco Giavazzi, che vivono e insegnano in America. Hanno scritto sul Corriere: la gestione di un ministero è una questione complessa che richiede dimestichezza col bilancio dello Stato e il diritto amministrativo e soprattutto buoni rapporti con la burocrazia degli altri ministeri. I dirigenti hanno il monopolio di questa informazione, di questi rapporti, e hanno tutto l'interesse a mantenerlo. Hanno anche l'interesse a rendere il funzionamento dei loro uffici il più opaco e complicato possibile, in modo da essere i soli a poterli far funzionare. E così quando arriva un nuovo ministro animato dalle migliori intenzioni, a ogni sua proposta la burocrazia oppone ostacoli che appaiono incomprensibili, ma che i dirigenti affermano essere insormontabili. E comunque gli ricordano al nuovo ministro di buona volontà che prima di pensare alle novità ci sono decine di scadenze e adempimenti di cui occuparsi, non farlo produrrebbe effetti gravissimi. Spaventato, il ministro finisce per affidarsi a chi nel ministero c'è da tempo, è l'inizio della fine delle riforme. Ed è così, esattamente così. Ma a che prezzo questi altri dirigenti acconsentono a come dire, ad aiutare, lo dico ironicamente, i ministri, i sottosegretari, i sindaci, i presidenti regionali, gli assessori, a che prezzo? Andiamo a vedere. Questa è una tabella sui dati forniti dall'ex commissario della Spending Review Carlo Cottarelli, fatto fuori dalla burocrazia romana, l'ha detto anche lui in un'intervista a Beppe Serenini, dopo che già la burocrazia aveva fatto fuori Francesco Giavazzi, aveva già fatto fuori Enrico Bondi, che era riuscito a risanare la Parmalat, ma non ha potuto, non ha toccato palla sul risanamento dei conti pubblici perché non gliel'ha lasciata toccare. Allora, un dirigente in prima fascia, rispetto ai propri concittadini, prende 4 volte di più in Germania, 5 volte e poco più in Francia, 5,5 volte in Gran Bretagna, 10 volte abbondanti in Italia. Se poi andiamo ai dirigenti apicali, quelli più in alto, in fuori che i dirigenti apicali in Germania prendono meno di 5 volte più del proprio concittadino medio e da noi quasi 13 volte di più. Cioè i nostri dirigenti apicali sono pagati quasi il triplo dei dirigenti apicali della Germania, che è il paese più forte d'Europa. Ma come diavolo è possibile? Ma come possiamo sopportarlo? Allora, lo stipendio medio di 21 collaboratori dello staff di Barack Obama, parliamo di 21 collaboratori stretti,
stiamo parlando di una, due, tre, quattro file qua, chiaro? Quelli che poi possono abbattere allo studio Ovale, dire scusi Presidente, entro un attimo, e Obama gli dice vieni avanti Robert, vieni avanti Lucy, vieni avanti Mary, eccetera, eccetera. Stiamo parlando di quelli, 118.000 euro. Barbiere della Camera può arrivare a 160.000. Ma scusate un attimo, cos'è il paese di Bengodi? Cos'è il paese di Bengodi? Adesso col taglio che cerca di fare Renzi, vediamo se poi ce la fa, vediamo se ce la fa, dovrebbe andare a prendere 116.000 euro, quindi esattamente quasi quanto prendono i collaboratori di Barack Obama. Documentaristi, tecnici e ragionieri della Camera prendono, possono arrivare a 279.994 euro. Un interprete della Camera, lo dice il sito ufficiale della Camera, per cui non ci sono imbrogli, un interprete della Camera può arrivare a 421.219 euro. Ma siamo pazzi, ma un interprete che prende come un amministratore delegato, ma è uno scherzo. Il nostro lavoro richiede una elevata professionalità. Come tutte le cose pregiate, come una Porsche, ha un costo. Nessuno si stupisce se costa di più un diamante di una pietra di scarso pregio. Loro sono diamanti. L'ha detto una sindacalista della Camera. Ma scusate un attimo, diciamo la verità. A parte il fatto che noi abbiamo l'idea che questa Porsche sia un po' ammaccata, no? Ma che razza di discorsi sono? Noi siamo una Porsche, ma stai scherzando? Ma guarda che razza di paese, guarda che razza di burocrazia c'è, e tu dici, ma stiamo scherzando? Tetto massimo fissato da Renzi 240.000 euro, rivolta contro i tagli. Ma 240.000 euro sono 9.000 euro di più di quello che prende Angela Merkel. Ma cosa vuoi? Ma cosa volete? Vi lamentate di prendere più di Angela Merkel? Ma scusate, fateci capire. Allora, questo è Antonio Malaschini, ex segretario generale del Senato. Per stare in pensione prende 519.015 euro. L'ha dichiarato lui di suo pugno quando è diventato sottosegretario. Quindi vuol dire che per stare in pensione prende più del doppio del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. E prende il doppio di Barack Obama. 279.000 euro l'anno Barack Obama, 511.000 euro Malaschini. Ma non ci si crede. Sebastiano Livella, segretario generale dell'ARS, Assemblea Regionale Siciliana, prende il triplo del segretario generale dell'ONU. Il triplo. 260.000 contro 222.000 euro. E prende 51 volte di più del reddito medio dei siciliani. È un insulto ai cittadini. È uno squilibrio offensivo. I cittadini non possono accettare una cosa simile, non la possono accettare. È inutile che poi si lamentino se ogni tanto nascono dei movimenti di quei forconi. È inutile che si lamentino. Cambino le leggi. Cambino questo sistema. Allora, avete presente il rito della campanella? Romano Prodi lascia Palazzo Chigi e passa la campanella a Berlusconi, Berlusconi passa la campanella a Monti, Monti passa la campanella a Letta, Letta entusiasta passa la campanella a Renzi. Non vi sembra entusiasta? E Renzi per punizione divina viene sommerso da 889 decreti attuativi mai fatti. Il che vuol dire che ci sono state 889 leggi discusse in commissione, votate in commissione, portate in aula, votate in aula, firmate dal Presidente della Repubblica, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale e mai entrate davvero in funzione perché manca il decreto attuativo. Scusate, ma le Porsche dove stava?
Dove stavano le Porsche? Per arrivare prima. Quella contro la burocrazia è la madre di tutte le battaglie, disse Renzi. Serve una violenta lotta contro la burocrazia, utilizzo l'espressione violenta perché non abbiamo alternative. Noi siamo d'accordo. E allora lui che fa? Al posto di Roberto Calderoli, Renato Brunetta, Filippo Peroni Griffi, mette finalmente, al posto di Giampiero D'Alia, mette Marianna Madia, ministro della funzione pubblica e alla semplificazione. Andiamo a vedere che cosa è stato semplificato. Gazzetta Ufficiale 19 agosto 2014. Ministero dei Beni e Attività Culturali e del Turismo, quindi Franceschini. Ma secondo me Franceschini non ha manco letta sta legge. Scusate, adesso ve lo mostro. Allora, una legge che dà i soldi agli artisti degli spettacoli dal vivo. Ok? In genere chi sono gli artisti? Sono artisti! È chiaro? Non sono mica dei matematici, no, sono degli artisti. E quindi dai soldi al teatro, alla musica, al circo, per avere l'anticipazione è sufficiente che compilino questo piccolo modulo. Guardate. Da fondo. Guardate. No, voglio dire. Voglio dire, media aritmetica ponderata. Io lo confesso, sono un imbecille. Io non capisco, non solo non capisco, ma non sono neanche in grado di leggerla. So, voglio dire, io ho fatto le elementari, ho fatto le medie, ho fatto il liceo. Voglio dire, qualche libro ho letto, io non sono in grado di leggerla. Ma come ti permetti, Stato, di fare delle regole così? Come ti permetti di trattare i cittadini in questo modo? Va da sé che gli artisti di strada sono rimasti un po' scomodi, diciamo, davanti a questo episodio. Poi, questa storia è troppo statale, no? Allora, andiamo a smontare alcuni luoghi comuni. Quanti sono i dipendenti pubblici d'Italia? Coro, troppi! Ma non è così, guardate. Allora, questa è la riga dell'Europa. Europa 18. 63 dipendenti pubblici ogni 1000 abitanti. L'Italia ne ha addirittura di meno. Meno di 57. Dopodiché andate su in cima e trovate la Norvegia 165, la Danimarca 133. 2, la Svezia 121, la Finlandia 105, eccetera, eccetera. Che vuol dire che noi abbiamo un terzo dei dipendenti della Norvegia. Tenete nota di questo. Adesso guardiamo quest'altra tabella. PIL 2008-2014. Dove si incrociano tutte le linee a sinistra è il primo trimestre 2008, quando comincia la crisi dei subprime americani. Vedete che tutti quanti hanno avuto il PIL che crollava e poi si riprendeva. E oggi, senza la Spagna e soprattutto senza l'Italia, che ha perso 9 punti sul 2008, l'Europa sarebbe già più ricca di come era nel 2008. Nonostante tutto, non solo, il paese che va meglio, guardate cos'è, la Svezia. Ma come? La Svezia? 122 dipendenti pubblici ogni 1000 abitanti, va meglio di noi che ne abbiamo 57. Com'è sta storia? Com'è sta storia? Allora diciamolo, diciamo come stanno le cose esattamente. Il punto non è averne di più o averne di meno, il punto è: questi dipendenti pubblici portano ricchezza o mangiano ricchezza? Portano soldi o mangiano soldi? Perché se tu sei dentro una società in cui tutto fila a meraviglia, allora le mamme non hanno il problema dell'asilo nido, quindi possono lavorare, e la sanità funziona magnificamente, quindi non ci sono i viaggi della speranza, eccetera. E la società è fatta in modo che la fondazione si offre di mettere le targhette e gli altri dicono benvenuto, grazie, ci fai risparmiare un costo, eccetera, eccetera. Se tutto funziona, allora dentro una società che funziona
diventano più ricchi gli imprenditori, diventano più ricchi i ragionieri, diventano più ricchi gli operai, diventano più ricchi i professori, e tutto cresce. Questo è il punto. E cos'è? Colpa dei dipendenti pubblici che in Italia va male? Ma non diciamo cretinate. Certo, ci sono i dipendenti pubblici che vanno buttati fuori a calci nel sedere, questo lo sappiamo. Però il problema fondamentale è la gestione delle persone, perché qualche lavativo ci sarà anche in Svezia, no? Cioè, devono il triplo di noi, voglio dire, qualche ubriacone ci sarà anche là. E però la macchina funziona perché è organizzata meglio. Questo è il punto. Allora, noi ci troviamo con un costo di dipendenti pubblici sul PIL che è del 29% più alto rispetto alla Germania. Questo è il nodo. Nessuna azienda è in grado di sopravvivere alla concorrenza se i concorrenti hanno un costo hanno un costo di dipendenti che è del 29% più basso. Nessuno. E non è che guadagnino di meno in Germania, è che se la macchina funziona la società è più ricca, e se è più ricca automaticamente ci sono più soldi per tutti. Questo è il nodo. Cos'è che manca? Il discorso dei premi e delle sanzioni. Angelo Piazza, ministro della funzione pubblica nel 99, ottimo ministro, difatti non l'ha più fatto, non so se l'avete notato. Allora, Angelo Piazza nel 99 fece una legge che diceva che i dipendenti pubblici più bravi dovevano essere premiati, cioè dovevano guadagnare di più. Nel 2006, cioè 7 anni dopo, il suo successore alla funzione pubblica, Luigi Nicolais, rivelò un convegno, c'ero io presente, presi nota e ci fece un articolo sul Corriere, che su 3.769 altri dirigenti pubblici, 3.769 avevano avuto la qualifica di ottimo. Ottimo. Perché? Perché l'ha fatto con l'autocertificazione. Allora uno dice, scusi, dottor Gennaro Aforismi, come è stato il suo comportamento nel 2009? E altri risponde, ottimo, punto esclamativo. E autocertificandosi come ottimo ha un aumento dello stipendio e anche consolida la sua carriera. Ma è una roba da pazzi? Una roba da pazzi? Dopodiché, adesso vi faccio arrabbiare con una cosa che sicuramente non sapete, perché l'ho scoperto anch'io la settimana scorsa, ne ha fatte talmente tante, ne hanno combinate talmente tante che alcune cose ci sono scappate. Guardate cosa hanno fatto nel 2007. Licenziati zero, ovviamente, no? Eccolo qua. Premi anche a dirigenti condannati, ma bonus ridotti. È un'ansa. Testo. Anche i dirigenti del Tesoro condannati definitivamente per diritti penali dolosi o per danno erariale saranno premiati per i risultati conseguiti all'amministrazione nella lotta all'evasione e riduzione. Ma stai scherzando? Cioè tu hai un dirigente condannato in Cassazione, non solo non lo licenzi con un calcio dove so io e dove tutti noi ti daremo un calcio dove sappiamo noi, ma li premi sia pure decurtando il premio. Scusate, ma e la CGIL si oppone ai licenziamenti e poi firma un contratto come questo, perché la CGIL lo firmò, questo contratto lo firmò, e saltò fuori che i sindacati pretesero addirittura che la decurtazione del premio fosse inferiore per i ladri e superiori per quelli che avevano avuto un comportamento antisindacale. Ma stiamo scherzando? Cioè, voglio dire, ma secondo voi è più grave un comportamento antisindacale che rubare i soldi dei cittadini? No, fatemi capire, perché non possiamo essere d'accordo su questa roba qua. Licenziati, zero. Allora, guardate questo caso. La signora Lubiana Restaini, vigilessa a Cori, provincia di Latina, dal 1999 presente 446 giorni, totale delle presenze in 15 anni l'8,1%. Il resto è stata malattia, permesso sindacale,
aggiornamento professionale, aspettativa paga retribuita, aspettativa non retribuita, 104 immagino, certo, 104 è una penitenza, no? Lo sappiamo, la 104 è una disgrazia che c'è cascata tra capo e collo, eccetera, eccetera, e il sindaco non riesce a licenziarla. Allora, dopo aver scritto un articolo un anno fa su sta roba, un paio di mesi fa ho chiamato il sindaco e gli ho chiesto, ma sei riuscito a licenziarla? Dice no. Sto cercando di sbolognare la provincia, ma non la vogliono. Dico, vedi un po', non la vogliono. Ci credo che non la vogliono. Nessuno se la voleva questa qua. È una guerra lunga, da tanto tempo. Ci ha provato Giovanni Lanza, ci ha provato Agostino De Preti, ci ha provato Francesco Crispi, ci ha provato Ivano Bonomi nel 1921. Guardate come si chiamava la sua riforma. Provvedimenti per la riforma delle amministrazioni dello Stato, la semplificazione dei servizi e la riduzione del personale. 93 anni fa, 93 anni fa. Poi è arrivato Mussolini, i primi giorni, racconta il professor Emilio Gentile, che è il biografo, il grande storico italiano, biografo di Mussolini, andava davanti ai ministeri, quando uno arrivava gli faceva, lei doveva arrivare un'ora e mezzo fa, vada pure a casa, licenziato, grazie. E tutti gli italiani, Mussolini, Mussolini, finalmente Mussolini. Poi però Mussolini ha capito che il suo ideale era avere un rapporto diretto col popolo senza mediazioni politiche e quindi che gli conveniva puntare solo sulla burocrazia. Paradossalmente il primo governo tecnico della storia italiana è il governo di Salò. Datemi a vedere. Il popolo e il duce e in mezzo alla burocrazia. Risultato. Alla burocrazia tradizionale ha aggiunto la burocrazia fascista e la burocrazia del parastato, AGIP, IRI, eccetera, eccetera, con il risultato che quando è arrivata l'unità di, è arrivata la Repubblica Italiana, si è trovata con tre burocrazie da smaltire. A quel punto c'era anche l'occasione per fare pulizia, no? Invece guardate cosa ha fatto, vi faccio un solo esempio e capite tutto, è inutile perdersi in chiacchiere. Allora, Palmiro Togliatti diventa ministro della giustizia, comunista, segretario del PC, diventa ministro della giustizia. E chi si prende come capo di gabinetto, come braccio destro? Si prende il dottor Gaetano Azzariti, napoletano, magistrato. Chi è Gaetano Azzariti? È uno che per 20 anni, 22, quanti durati il fascismo, è stato uno, il burocrate di riferimento del Ministero della Giustizia fascista. Non era un piccolo burocrate salvato con l'amnistia di Togliatti, che aveva delle ottime ragioni anche, perché non è che puoi mettere tutti in carcere, no? Ha fatto bene Togliatti a farla, però insomma, santo Dio, non tutti per favore, non tutti. Gaetano Azzariti aveva non solo firmato il manifesto per la razza, ma era così fascista ed era così razzista che Mussolini l'aveva messo a fare il presidente del tribunale della razza. Quello che diceva, tu sei ebreo, tu non sei ebreo. Cosa che poi ha significato, tu vai ad Auschwitz e tu non vai ad Auschwitz. Tu vai a Birkenau, tu vai a Dachau e tu non ci vai. Un uomo come così in Germania sarebbe finito a Norimberga, perché come racconta il film Vincitori e Vinti, uno dei film più belli della storia dell'umanità, il giudice Jenning, impersonato da Bar Lancaster, per i suoi compromessi col nazismo finisce sotto processo a Norimberga e si becca l'ergastolo, se vi ricordate il film. Da noi sapete cosa è successo? Che grazie alla lavanderia del PC, grazie alla lavanderia togliattiana, il nostro è diventato presidente della Corte Costituzionale. Non so se mi spiego. Noi abbiamo avuto un presidente della Corte Costituzionale che era stato presidente del Tribunale della Razza, cioè un criminale. Non usiamo parole, vorrà mica dirmi che ha fatto il suo dovere facendosi. Ma voglio dire, uno che fa il presidente del Tribunale della Razza per me è un criminale. E se non si è ritrovato il presidente della Corte Costituzionale. Ma a proposito di processi, giustizia, eccetera, come siamo messi? Guardate. C.
5,3 milioni di processi arretrati nel civile, 3,5 nel penale, durata media di processi 1210 giorni contro una media OCSE di 511, costo dell'inefficienza della giustizia civile 22 miliardi l'anno, dato Banca Italia. Vale a dire che il malfunzionamento della giustizia civile ci costa ogni anno 5 volte l'IMU sulla prima casa, 5 volte di più dell'IMU sulla prima casa. Come mai questi arretrati? Proviamo a vedere qualche esempio. La signora Bruna Teresa Meitre, 74 anni, eccola qua, ha avuto 6 anni di processi, poi è stata assolta, per furto di una zappa con un dente mancante. Cioè, non so se vi rendete conto, migliaia di euro per pagare cancellieri, avvocati, giudici, eccetera, per il furto di una zappa con un dente mancante. È una non zappa. In Cassazione in queste settimane c'è un'asina che ha bloccato nel campo del vicino. Tenete conto, l'asina di Totò che ha bloccato nel campo di Pino. Ok? I due si odiano, causa giudiziaria, tribunale. Processo di primo grado, avvocati di invii, testimoni, convocazioni. Processo di secondo grado, avvocato, giudice di invii, processo di terzo grado arriva in Cassazione, la Cassazione annulla tutto e fa ricominciare il processo da capo, perché per quel tipo di reato, no ma lei dite Presidente, ma deve ancora sapere, perché per quel tipo di reato l'asina, benché solitaria come il passero del Leopardi, va considerata mandria, quindi ricomincia il processo all'asina trattino mandria. Primo grado, secondo grado, adesso di nuovo in Cassazione, non vedo l'ora di vedere come va a finire, perché ormai è diventata una mia passione, questa è l'asina. In Cassazione è finito addirittura il tema dei panni stesi. Qualora i panni sciorinati invadono materialmente con la loro parte pendente o con l'acqua gocciolante il terrazzo alieno, il terrazzo di Star Trek, ci si trova di fronte una compressione al godimento del proprietario sottostante. Ma che senso ha? Ma che senso ha? Dopodiché bastava seguire gli insegnamenti della grande Eleonora d'Arborea, regina di Sardegna, alla fine del Trecento. Eleonora d'Arborea, alla fine del Trecento, scrive nella sua carta dell'Ovo, la carta delle leggi, scrive: al fine di limitare le spese ai sudditi, dai litiganti, circa vertenze olitiche non superi 100 soldi, sia vietato appellarsi a noi o ad altri funzionari regi, addirittura i nostri editori. Cioè, se sono cretinate, non venite in tribunale, intasarmi in tribunale. Se sono cretinate, non ci dovete venire in tribunale. Qua è un ricorso dietro l'altro per ogni cretinata. Ogni cretinata. Ed è tutto chiaro da secoli, guardate, corruptissima Repubblica, plurime leggi, dice Tacito. Più sono le leggi, più lo Stato è corrotto. A proposito di corruzione, detenuti per reati da colletti bianchi, falso in bilancio, truffa fiscale, corruzione e concussione, in Italia 156, in Germania 8.601. La Germania ha 55 volte più detenuti colletti bianchi di noi. Sarà un caso che poi la Germania va bene? Sarà un caso? O non sarà per caso che gli imprenditori stranieri vogliono avere la certezza che gli imbroglioni vanno in galera? Che se fai un affare con un imbroglione in Italia, poi quello lì va in galera e i tuoi soldi tornano indietro. E non è solo un problema morale, guardate questo dato. Ci sono 1.400 miliardi di dollari che ogni anno volano sul mondo per investimenti diretti esteri in cerca di un luogo su cui atterrare. Confindustria, 1.400 miliardi l'anno. Quanti atterrano in Italia? Lo 0,6%. Quanti atterrano nel mezzogiorno? Il 5,6% dello 0,6%. L'onestà è un valore economico, questo è il punto. Ma quanto ci costa questa burocrazia? 70 miliardi l'anno la cattiva burocrazia, dice
Confindustria, 70 miliardi l'anno, ci prende un sacco di robe, ma non parlo dei ponti di Messina, che tra l'altro oggi è stato rifinanziato, no. 1,5 miliardi di rifinanziamento, ma non è la pazza. Ma parlo delle cose che più oggi ci servirebbero, e oggi ci servirebbero più, per esempio il web. Ora, guardate questo dato, questo è di ieri, 28 ottobre, ieri. Allora, la velocità media con cui si scarica da internet nel mondo, compreso il Niger, compreso il Burkina Faso, compreso il Mali, compresa la Mauritania, è di 21.2 megabyte al secondo. Noi siamo a poco più del 9. E siamo, guardate come siamo messi, siamo ultimi nel G8, meno della metà dei penultimi. Siamo penultimi in Europa davanti a Cipro, un mese e mezzo ci passa anche Cipro, ultimissimi tra i 34 paesi OCSE e addirittura 102esimi nel mondo. Quando ho cominciato a tenere nota di questa cosa qua, quando ho cominciato a fare i primi pezzi, eravamo 76esimi. In questi anni stiamo andando sempre peggio su una cosa fondamentale come internet. Perché internet, siamo dopo la Namibia. Dopo la Namibia, guardate qua. Namibia è 100esima e noi siamo 102esimi. E non è che internet serve solo per andare a vedere sul web, in Facebook, eccetera, no? Internet serve a fare soldi, a fare affari. Tanto per dare un'idea, l'11 dell'11 del 13 del 2013 c'era 1111. Hanno deciso in Cina, Alibaba, che è questo motore di ricerca simile a Google, ha deciso di fare la giornata del single, del numero uno. Tutti i prodotti per il single. Calzini, mutande, penna, computer, tutti i prodotti per una persona, la giornata del single, 5 miliardi di euro in 24 ore, 5 miliardi di euro in 24 ore, è un mondo di enormi potenzialità il web, guardate come siamo messi. Allora, vedete la striscia azzurra, quella è l'Europa, nell'Europa 28, il 14%, cioè un euro su 6 di tutte le imprese, dalla tabaccheria alla Fiat, viene dal web. In Slovacchia e in Finlandia il 16, in Gran Bretagna il 18, nella Repubblica Ceca il 26, in Irlanda il 31, da noi il 7. Il 7. Posso dire una cattiveria? Grazie Berlusconi. Temeva che internet desse fastidio alla televisione e nel decennio fondamentale, e nel decennio fondamentale, cioè il primo decennio del 2000, noi siamo andati indietro invece che avanti. Questa purtroppo è la realtà. Dopodiché su altre cose hanno tolto marcio i sindacati, la sinistra, il PD, i comunisti e tutto quello che volete. Ma su questa cosa qua noi paghiamo un errore strategico enorme fatto nei primi anni del 2000. Questa è la realtà. Dopodiché ci sono i deliri, no? Così chiudiamo anche con qualche risata. A Bari il signor Francesco Giunzi un giorno lo chiama a banca e gli dice: dottore, dovrebbe venire in banca perché abbiamo dovuto chiudere il conto. Oh madonna, dice, cosa è successo? No, dice che lei è morto da 6 anni. E dice: no, scusate, io sono qua, le rispondo al telefono. Si dice: sento, si risponde e ci congratuliamo anche, però dice, dovrebbe procurarsi un certificato di esistenza in vita, se no non sappiamo come uscire. E questo poveretto, eccolo qua, comincia a girare, a recuperare il certificato di esistenza in vita e andare a ricostruire tutti i suoi documenti, perché anche il medico dice: non posso fare ricette, dottore. Dice: ma come non mi fa ricette? Dice: no, dice, perché essendo morto non posso, la sua scheda sanitaria non è più buona.
Allora, finalmente, mesi e mesi, è riuscito a ricostruire la sua vita. Ma un altro suo predecessore, qualche anno fa, gli ha portato il certificato di assenza in vita e si è sentito rispondere, sì, ha detto, questo oggi, ma l'anno scorso? Dice, scusate padre, ma se sono vivo oggi, presumibilmente ero vivo anche l'anno passato, no? Ma a voi fa ridere, ma pensate ancora... A questo a Bari, no? Allora, i soliti terroni, dirà qualcuno su. Invece, vedete, guardate cosa ha fatto il comune di Saronno. Anzi, no, prima c'è un'altra cosa divertente. Il caso della signora Concetta, nel nord, a Brescia, il 24 giugno 2014, cioè 3 mesi fa, la signora Concetta Corcione si è vista arrivare al vecchio indirizzo una lettera che diceva che purtroppo non possiamo concedere la pensione di invalidità in quanto lei è morta. Vecchio indirizzo perché il nuovo è il cimitero, la signora effettivamente è defunta, ma l'Ips non scrive al marito, scrive alla morta e le dice, le ricordiamo che in ogni caso, cara morta, potrà presentare ricorso entro non oltre 90 giorni a data di ricevimento. Ma questo è cretino. A Saronno ha fatto un certificato che adesso vi mostro, non ci volevo credere. Il sindaco si è scusato, ha detto scusate, è stata una stronzata, ci è scappata, la cambiamo subito, scusate. Ha fatto l'autocertificazione di morte. Cioè, solo Lazzaro è in grado di firmarla. Solo Lazzaro, l'autocertificazione di morte, guardate che è una cosa fantastica. Se l'avessero fatta a Napoli, i soliti napoletani, ma a Saronno! A Saronno! Questo qua invece a Rimini si è visto arrivare, sto pensionato, il modulo che mostra, e si è scritto restituisca l'indebitamente percepito dall'Ips negli ultimi 5 anni. Questo qua ha cominciato a tremare, è andato in affanno, è sbiancato, ha detto Madonna, chissà quanto devo restituire, ha cominciato a cercare la cifra da restituire. 1 centesimo. E sotto c'era scritto, qualora non fossi in grado di pagare, può concordare la rateizzazione. Avrei voluto riceverla io quella roba là. Ma ti faccio morire, ti faccio morire perché voglio che tu mi spieghi come rateizzare 1 centesimo. Tu devi venire qua e mi spieghi come rateizzo 1 centesimo. Mi facevo impazzire se capitava a me. Questa qua va a Lourdes, la signora Erminia Pane, la cieca, va a Lourdes, la Madonna le fa la grazia, torna e ci vede. Allora va all'Ips e dice, scusate, pare, io sono un'invalida, però adesso ci vedo, non è giusto che prenda la pensione di invalidità, toglietemela. E il funzionario dell'Ips gli dice, ma signora, questo è un ufficio pubblico, non possiamo mica certificare i miracoli attengono alla fede. E dice, vabbè, ma fammi leggere, dammi un giornale da leggere, ti dimostro che ci vedo, niente da fare. Questo qua a Vicenza è un panettiere che produce la ciupetta de Ferrara, che è un pane tipo la michetta, no? Allora, ha preso una multa perché ha scritto GR per grammi invece di G puntata. Invece di G punto ha scritto GR e gli hanno dato una multa. Ma roba da matti. Scusate, ma la Camera di Commercio che fa una cretinata è assurdo. Poi i pannoloni, qui chiudo, chiudiamo alla grande, qui i pannoloni questo è un capolavoro assoluto. Allora, intanto è un capolavoro sta foto, datemi atto, è una meraviglia. Allora, l'ASL di Savona l'anno scorso ha distribuito a tutti un modulo che diceva di segnalare la circonferenza fianchi l'ha sentito, segnalare lo stato della sua cute sacrale, che già quella cos'è sta cute sacrale. Ma il modulo, guardate il modulo, guardate. No, perché se non lo mostri uno non ci crede. Allora, nome, cognome, dati di nascita, date di indossaggio, cambio, marca, peso prodotto asciutto, peso prodotto bagnato. Cioè, ma non so se vi rendete conto. Papà, hai fatto la cacca, dammi il pannolone che lo peso. Cioè, è una roba da pazzi. Io vorrei vedere la faccia del funzionario che l'ha fatto. Perché uno l'ha fatto per scherzo e doveva essersi divertito. Se l'ha fatto per scherzo l'ha raccontato per giorni e giorni a tutte le cene, agli amici. Oppure se l'ha fatto per sbaglio,
ma buttatelo fuori subito per l'amor di Dio, perché di questa burocrazia davvero non ne possiamo più. Grazie. Se avete delle domande, sono fatte.